Bari si continua a fare festa in sala cinematografica, le sale baresi riempite di gente in queste serate di B-Fest. Vediamo com'è andata ieri la giornata del Festival del Cinema Barese. Il premio Federico Fellini a Paolo Sorrentino. Per Bari, capitale del cinema, fino a sabato è stata la giornata di Paolo Sorrentino. Al regista della Grande Bellezza, vincitore dell'Oscar come miglior film straniero, è andato il premio dedicato all'eccellenza del cinema che porta il nome di Federico Fellini. È il palco del B-Fest, il grande festival di Bari che ha voluto premiare il regista napoletano per il suo estro nel realizzare un cinema originale, intimo e personale, capace di coinvolgere il pubblico per la sua grande potenza narrativa, ha spiegato il direttore artistico Felice Laudadio. A consegnare la targa, l'attrice Valeria Golino, protagonista a sua volta del festival perché interprete di due pellicole in rassegna e regista del suo primo film Miele. Stanco ma soddisfatto, Paolo Sorrentino ha ritirato il suo premio. Molto emozionato anche, pieno di gioia per l'accoglienza così calorosa. La lunga giornata del regista campano era cominciata la mattina con una entusiasmante lezione di cinema tenuta sempre in un teatro Petruzzelli gremito all'inverosimile. La regia è il rifugio del dilettante concentrato, ha detto rispondendo alle domande del pubblico. In cantiere un nuovo film del quale non ha voluto svelare nulla. Nulla si deve raccontare, sennò poi che si va a fare a vedere il film? Anche al Teatro Margherita, attori e registi hanno incontrato il pubblico per raccontare i loro film e raccontarsi. Numerose le pellicole che parlano pugliese, come il documentario dedicato a Matteo Salvatore, uno dei padri della musica popolare del Sud, e Situazione di Alessandro Piva, girato a Bari e proiettato in anteprima al B-Fest.